Bella a tutti ragazzi, sono Federico e bentornati sul mio canale YouTube. Nel video di oggi sta un ospite che oramai è diventato un abitué, che adesso si trasporterà qui in questo stesso istante. Qua Leonardo fa il tuo editing magico. Bella Jacopo. E cosa ci ha portato oggi? Dato che di solito quando stai qua sul canale porti roba molto figa e insomma molto curata. Ho portato un esempio di una scarpa che abbiamo già fatto, è girata abbastanza. Adesso la apro, è tipo scena di Pulp Fiction, esatto. Mentre un Air Force. Jackson apre la valigetta, madonna mia. Da Nike ID della nostra cliente con delle applicazioni. Attenzione, ma Nike ID quindi continua a esserci come certo. Servizio? Su alcuni modelli sì. Su alcuni modelli comunque sono parecchi anni oramai che è attivo. Certo. Adesso la faccio vedere ed è, eccola qua. Guardate col fuori fuoco quanto cazzo brilla, veramente allucinante. Se prendi l'altra l'abbiamo fatta anche sfagliata apposta per dargli un effetto particolare. Porca troia ragazzi, fa un effetto veramente lascia il segno, veramente vistosa. È una size da donna, immagino la cliente, appunto il cliente fosse una donna. E qual è stato il procedimento? Allora, lei vi ha fornito una scarpa all'inizio? Lei l'ha vista perché queste scarpe qua ce l'aveva richieste la stylist di Catalan per delle serate di X Factor. E abbiamo dal nulla, non abbiamo mai fatto una roba. Mettiamo qua una foto di come le abbiamo preparate. Esatto. Ne abbiamo fatta una rossa e una bianca e nera, stile Homage to Home di Jordan 1. Il procedimento è abbastanza, non dico complicato, ma è impegnativo perché ogni pietra è attaccata singolarmente e non esiste soltanto una misura di pietra e un colore, quindi per cercare di, se vedete bene poi è completamente piena, per cercare di chiudere tutti i buchi è davvero molto lungo come processo, ci mettiamo una giornata intera, cioè 24 ore ci vuole per farne un paio, anche di più di solito, in base alla complessità. Allora, sono cristalli del genere Swarovski, esatto. Giusto? E due colori, tre colori diversi, qui ci sta un rosso cremisi, un rosso un po' più bordeaux e poi uno crystal. Un crystal insomma trasparente per lo swoosh. Tre grandezze diverse. E ad esempio però con utilizzandoli quando si vanno a piegare? Quando noi le andiamo a creare avvisiamo già il cliente che è una scarpa molto delicata, cioè non dovete andarci a ballare, è una scarpa, alcuni ce l'hanno fatta fare come esposizione proprio perché ha un effetto molto bello. È una scarpa da usare con molta cura, con molta delicatezza e bisogna stare veramente attenti perché comunque l'usura sulla pelle si vede normalmente, immaginate quando la pelle è con applicati degli Swarovski che sono completamente pieni. Bella. Però l'effetto visivo è davvero bello. Che poi se non sbaglio Jordan ha lasciato anni fa un paio che era subito schizzato alle stelle come Resell, che era quelle che erano Jordan 1 Legend of the Summer. Che erano quelle che hanno fatto per Justin Timberlake e Jay-Z. Non lo so, mi stai mancando. Io non so niente, assurdo. Non ho una cultura elevata. Se trovo la foto ve le metto qua. Comunque, appunto, erano particolari che veniva utilizzato una. L'ultima che avevo vista, che era nel periodo che avevamo fatto questa, erano quelle con i topazzi. Che l'ha fatto un brand americano, ma ha fatto un lavoro, penso, da non so quante ore. Ma per i topazzi? Sì, l'ha messa fuori a. Lo zirco, non mi ricordo, comunque era una pietra molto preziosa, le aveva messe fuori a $7,500 delle Jordan, però vi dico, ci saranno state 50 pietre di grandezza diversa, cioè robe all'estremo proprio. Quindi queste sono le Air Force One con i cristalli, come appunto vi ho anticipato nel titolo di questo video. Penso che questo sia anche il risultato migliore che abbiamo ottenuto perché Gregorio, queste l'ha fatte personalmente Gregorio si è voluto impegnare a sviluppare un concept diverso. E appunto ci ha lavorato Jacopo e tutto il suo team, vi lascio il link dell'Instagram di Jacopo di CJ Sneakers, per lavori come questo potete contattarlo. Perché l'ha riempita completamente, cioè non c'è un buchettino, sì forse qua ce n'è uno che manca, che adesso non è veramente accorto, molto. Però vi dico, è davvero un lavoro stressante, poi c'è chi lo fa con piacere, noi lo facciamo con molto piacere, però vi dico che è davvero impegnativo da fare come la nostra cliente. Bello, bello, bello. Non diciamo cosa costano. Lasciamo perdere. Adesso direi fare un video confronto però tra due pezzi di abbigliamento e anche una sneaker appunto, tra quella che brilla di più. Box logo, Swarovski da una parte. Beh minchia, brilla più, molto di più la scarpa in realtà, almeno a vederlo qua dentro lo schermino della... Ne abbiamo magari speso qualcosa di più in materiale. Videocamera. Sì, a questa non gli è costato un cazzo. Quanto è di te di queste? $500, quasi $500.
arrivo 450 euro. Quindi vabbè, diciamo una combo se uno vuole fare il peggio tamarro. Manca solo il pantalone di Swarovski di Philip Lane. Che poi potremmo aggiungere con due orologini pesanti, due dentiere. Tanto ti piacciono segate. No, però il risultato sulle scarpe è veramente fatto benissimo. E quelle Cattolan si è tenute lui, immagino. Cattolan le ha tenute entrambe. Le indossa ancora o sta in una teca? Se non te penso lo sai, che l'ha messa nella sua collezione teca di scarpe. Immagino ce l'avrà. Però la sua, diversamente da questa, è che noi l'abbiamo proposta così, il primo campione l'abbiamo fatto. Loro hanno voluto fare anche la suola, cioè che è stata una cosa... Anche la suola? Sì, non vi dico quante ore in più ci sono volute, perché sembra una cavolata, ma... No, è tanta superficie da coprire la suola. È una cosa esagerata ed era, non dico delicata, ma ancora di più delicata, quindi se volete un bel pezzo, ma dovete essere veramente delicati per utilizzare una... Se andate a ballare ne perdete la metà, sì, tre pestoni si staccano, in più che sono incollati con roba dura, pesante, di colla, non è proprio... È tipo un attack? No, l'attack te l'ho opacizzato la pietra, è una colla molto calda. Fatta apposta quindi per i cristalli. Mm-hmm. Allora abbiamo fatto anche il video confronto tra la box logo Swarovski del 25esimo anniversario Supreme e le Nike, queste qua Air Force One customizzate dal DCJ Sneakers per questa cliente, insomma è venuto un bel risultato. Ricordatevi di seguirci su Instagram sia sul mio account, trovate il link in descrizione, sia sull'account del business appunto del marchio di Jacopo. Direi che per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, grazie Jacopo per aver portato questo pezzo da collezione fatto super bene a livello. Io sto aspettando di portarti veramente una bella Hogan customizzata. Hogan customizzata con tutti i cristalli dappertutto, anche sulla suola quelli, però mi raccomando. Comunque. Noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale, è bella a tutti. Ciao raga.